Oggi parliamo dei barattoli dei Marimo, o per meglio dire, dei loro tappi. Meglio tenerli chiusi? Meglio in plastica o in sughero? Come prima cosa vi dico che assolutamente è molto molto meglio Avere un barattolo con il tappo che può chiudersi. Come potete vedere, i miei sono tutti così e anche mamma di là ha il tappo in sughero, però comunque che si chiude. online ci dicono che comunque è meglio avere il tappo chiuso per diversi motivi, tra il quale l'acqua potrebbe fare condensa e il tappo chiuso eviterà i cerchi di calcare brutti da vedere e da togliere. Questo per me non è vero perché comunque i cerchi di calcare qua vengono sempre. Ora l'ho pulito l'altro giorno, ma comunque tappo chiuso, tappo aperto, i cerchi di calcare ci sono sempre. Ovviamente tenendolo chiuso potete stare tranquilli perché non lo farete certo morire soffocato, visto che il Marimo non ha bisogno di aria. Il tappo chiuso invece favorirà la pulizia in quanto non si depositerà polvere o batteri vari che potrebbero essere causa di malattie per i nostri Marimo. Per non parlare in estate dell'arrivo delle zanzare, il tappo chiuso eviterà appunto le zanzare che sono qualcosa di fastidiosissimo e potrebbero creare le loro larve all'interno del barattolo, insomma. Detto questo, invece, il barattolo con il tappo di sughero non è il favorito per via della muffa che potrebbe crearsi. A me non è mai successo, almeno non mi sembra neanche a mamma, quindi lo stiamo comunque tenendo, però in plastica è comunque più consigliato. Questi sono i motivi principali per i quali io tengo i barattoli chiusi. Inoltre in estate, inutile negarlo, puzzano. Veramente, in inverno no, ma in estate puzzano un sacco di uovo marcio, per cui sempre meglio tenere il tappo chiuso in ogni caso. E a voi è mai successo di vedere delle zanzare Girare attorno ai vostri marimo? Fatemi sapere.